Noi Kepler 452 da qualche anno ci occupiamo di incontrare e mettere in scena non professionisti cercando di raccontarne la biografia. La cosa che ci piace dire è che tentiamo di magnificare l'identità delle persone e la scena teatrale ci sembra il luogo in cui è più bello e anche più facile farlo. Abbiamo avuto il desiderio di confrontarci con un classico della drammaturgia, perché appunto perché facendo il teatro partecipato non si può occuparsi anche di classici. Così abbiamo cercato di individuare un tema che ci paresse centrale dentro il giardino dei ciliegi di Chekhov e abbiamo deciso che questo tema sarebbe stato la scomparsa di luoghi dell'anima, di posti insomma importanti per qualcuno. Abbiamo incontrato durante la nostra indagine sul territorio a Bologna molti giardini dei ciliegi. Siamo passati da ex Telecom a Atlantide, abbiamo indagato sui murales di Blu, finché non abbiamo letto un articolo che parlava della storia di questi due personaggi che non sapevamo chi fossero, che sono Giuliano e Annalisa, Giuliano e Annalisa Bianchi. Noi siamo stati per 32 anni in una casa fatiscente del comune di Bologna, perché quando c'è l'andata ci pioveva dentro da tutte le parti, l'abbiamo risistemata, abbiamo fatto tutti i lavori possibili e immaginabili ed era un posto aperto a tutti dove quelli che trovavano piccoli animali venivano a portarli da noi. Poi avevamo carcerati che venivano da noi in borsa lavoro, per cui cioè non un'attività sotterfugio, eravamo un appoggio per i servizi sociali del comune. Noi avevamo chiesto di fare delle cose assieme al comune, che venissero a sistemare la casa, a fare delle cose. A un certo momento hanno deciso che quella casa gli faceva comodo per altri progetti loro. Il coinvolgimento di Giuliana e Annalisa è stato frutto di una lunga fase di corteggiamento da parte nostra nei loro confronti. No? All'inizio loro ci hanno detto no, noi non vogliamo raccontare la nostra storia in scena, ora ne raccontano in realtà dei pezzi, ma all'inizio la loro scelta era stata questa. E quindi abbiamo pensato, beh, se non volete raccontare la vostra storia, la racconteremo noi e voi racconterete la storia del giardino dei ciliegi di Chekhov. Dunque Giuliano e Annalisa saranno in scena con noi e interpreteranno Lyuba e Gajev. In mezzo al parallelismo che abbiamo creato tra Lyuba e Gajev da una parte, quindi il mondo mitico di Chekhov, e Annalisa e Giuliano, quindi il mondo mitico del contemporaneo che abbiamo individuato nella nostra indagine, ci interroghiamo, come dice il titolo, anche molto sul tema della felicità, cioè su che cosa significa essere felici. Io, Lodo e Paola, in diversi momenti, posiamo il nostro sguardo su di loro, sulla loro vita, sulla loro identità, e sulle vicinanze e le distanze tra la loro identità e la nostra.